In primo luogo vi porto solamente saluti due persone che non sono riusciti a esserci qua oggi. Uno è Lucio Brignoli, che è coordinatore federale, che ha avuto dei problemi, stamattina mi ha detto che non sarebbe venuto, e l'altro è il segretario provinciale, Stefanesia, che ha avuto dei problemi di salute. Stamattina alle 7 mi mandava i messaggi che era dispiaciuto che non poteva e non sarebbe potuto partecipare. Io per questo ringrazio sia Lucio, ringrazio Stefano per la loro la vicinanza che ci hanno dimostrato, e sicuramente li faremo sapere che c'erano tanti giovani oggi qua al congresso a Cuneo, e questa per questa provincia è un'ottima cosa. Come iniziare l'intervento? Ecco, parlo più da coordinatore provinciale uscente che da coordinatore nazionale, perché per me è un'emozione chiudere questa piccola parentesi del coordinatore giovani di Cuneo. Ecco, io ci tenevo a parlare chiaro un attimo dei risultati che abbiamo ottenuto in questi 3 anni ufficiali di coordinamento. Un'emozione perché ci conosciamo quasi tutti così bene di persona, che se ieri sera quando sono tornato a casa alle 4 da Novara pensavo al discorso che avrei fatto e pensavo a tutti i coordinatori locali che ci sono in questo momento in questa provincia, e pensavo a tutti quelli, a come ci siamo conosciuti. Io adesso avevo la lista qua dei ragazzi e mi stavo riprendendo tutte le prime volte che siamo incontrati, quanto è stato lungo il percorso che abbiamo fatto insieme. Io vedo Alessio Brondino, mi ricordo le feste a Paesano in Valle Po, Gagliasso mi ricordo quella volta nel 2009 a Savigliano in Piazza del Popolo, quando ci siamo incontrati in una riunione con tanti ragazzi. Luca Cravera lo ricordo, perché una domenica mattina ricevo la chiamata di un ragazzo che mi dice: ah, ma io sarei interessato a partecipare ai Giovani Padani. E io gli ho detto: guarda, dove sei? Di Bra. Io gli faccio: oggi pomeriggio facciamo il direttore di provincia da Cuneo, se vuoi venire. Ho detto: figurati se questo qua viene. Si è presentato ed è venuto. Ed è lì. Ed è, no, niente da fare. Valentina, Vale, Casetta, che è andata via, me la ricordo, perché avevo conosciuto la festa canale, poi ci eravamo incontrati con degli altri ragazzi. La Bocciofila di Canale, mi ricordo bene quella sera. Emanuele Barbera, l'ho detto lui prima, ci siamo visti una serata in una torre da serata di luglio dell'anno scorso. Emilio Falco, lo conosco da una vita perché abita vicino a me. Mattia Pellegrino, anche con tutte le iniziative che ci sono state a Caraglio. Filippo Valsetti, che è storico, è il primo ragazzo conosciuto da quando nel 2003 sono entrato, uno dei primi ragazzi conosciuto quando sono entrato nell'MCP, Umberto Giorgi, alla riunione di sezione, perché è il nostro punto di riferimento sia per il gruppo giovani che per la sezione, e poi Denis Dutto, che conosco dal ricordo delle riunioni che facevamo al Bar Dante. Allora esisteva ancora il Bar Dante, non c'era un ristorante a Cuneo nel 2004, quando lui faceva ancora l'ITIS, faceva ragioneria, andavamo a fare i volantinaggi nelle scuole. Ecco. Questo è un po' il quadro. Se ci penso, dico, mi volto indietro e dico di cose ne abbiamo fatte, di risultati li abbiamo raggiunti. Purtroppo, parlandoci chiaro, sentendo quello che avete detto tutti voi oggi, non ci rendono giustizia, perché quello che è successo, avessimo fatto il congresso 9 mesi fa, sicuramente sarebbero stati il doppio dei ragazzi e la sala sarebbe stata strapiena. E lo sapete benissimo il motivo. Tutto quello che è successo in Lega, tutto quello che è il fango che è stato gettato contro di noi, anche se noi, che siamo veramente i veri diamanti della Lega, non ne potevamo niente. E purtroppo abbiamo partito tutti, ma la nostra forza è stata quella di riuscire a ripartire, a continuare a esserci. Se penso, ecco, prima ho fatto la battuta a Basso, tu sei stato fortunato perché per il congresso l'hai fatto a gennaio e non l'hai fatto a ottobre, quindi da te c'erano più ragazzi rispetto a noi, ma la provincia di Cuneo, che lo sappiamo noi, ha delle potenzialità enormi in termini quantitativi e qualitativi di ragazzi. Adesso, come ha detto Davide prima, ci stiamo organizzando per ripartire, stiamo continuando a strutturare, non partiamo dal nulla, perché abbiamo già un'ottima squadra. Io capisco il grido di lamento che viene da alcuni coordinatori che dicono che non è facile parlare ai ragazzi, perché il clima è terribile, però abbiamo dimostrato, soprattutto negli ultimi mesi, con le feste della Lega, con le iniziative nelle scuole, i volantinaggi e con i gazebi, che il Movimento Giovani Padani del Provincia di Cuneo è parte integrante della Lega e tante volte è parte fondamentale. Quindi non dobbiamo lasciare... Grazie.
l'abbiamo fatto in modo egregio, lo stiamo continuando a fare e sicuramente ne sono convinto, perché altrimenti non ci perderei le ore di lavoro, il tempo, perché avrei altre cose più da fare, non ci perderei il tempo perché ci credo, sono sicuro che da questa situazione ci usciremo meglio e alle prossime elezioni faremo un risultato della Madonna e in termini di giovani riusciremo a ritornare a quella grande macchina da guerra che eravamo prima. Detto questo, ho fatto un passaggio appunto sul discorso dei giovani fondamentali per la segreteria provinciale della provincia di Cuneo. Con la segreteria provinciale c'è, da 3 anni a questa parte, un ottimo rapporto che continua a persistere proprio per questo motivo, perché i ragazzi hanno dimostrato di essere a manovranza all'interno degli eventi che vediamo. Quando sono stato a partecipare a Contida, a Venezia, a Fregazzevi, a Fregolantinati, non ci sono sempre. Però da qualche tempo a questa parte, comunque sta uscendo, soprattutto da parte di alcuni di voi, stanno uscendo delle persone che possono anche essere in grado di ricoprire incarichi dirigenziali all'interno del movimento. E sempre più andando avanti, non è un obbligo, ma è una necessità. Perché, come diceva prima Umberto, ha detto una cosa bellissima, i giovani padani di oggi sono i militanti di 10-20 anni fa, con la stessa voglia. Adesso io capisco un militante che da 20 anni che milita, che può anche perdere un po' di grinta, ma noi la grinta ce l'abbiamo A perché siamo giovani, B perché ci crediamo e C perché abbiamo una struttura, che ci serve, non siamo soli. Il suo ragazzo, anche quando Emanuele diceva io sono da solo, abito a Falletto, non è così, perché hai la fortuna di avere in provincia, in Piemonte, in tutta la Padania, un gruppo enorme, una struttura giovane che ti darà sempre una mano per qualsiasi cosa, e il discorso per Emanuele vale per tutti. Questo è quanto, quindi io penso che da qua in avanti il Movimento Giovani Padani di Provincia Cuneo avrà sempre, perché è naturale, l'ordine naturale delle cose, spazio all'interno del movimento. Questa è la prima cosa che mi ho segnato, poi mi ho segnato altre cose che ovviamente hanno detto gli altri ecco. Voglio solo ribadire un concetto, oltre che condividere in pieno il discorso che ha fatto prima Davide, però ribadire il concetto che ha espresso lui prima, ovvero che quando c'è stata la voglia di rinascita, di rivincita, per la situazione che c'era all'interno della Lega, i giovani di Cuneo, e tanti di voi, perché me lo ricordo, abbiamo organizzato tra Pasquetta e lunedì, siamo partiti con le nostre macchine, siamo andati a Bergamo. Lì è stata la serata clou, quando siamo andati a tirare fuori le scope, e abbiamo avuto il coraggio di tirare fuori le scope davanti a tutti, come nessun altro movimento politico in Italia è riuscito a fare, e i giovani, anche in provincia di Cuneo, io ci terrò a ribadirlo sempre, in qualsiasi sede, in qualsiasi occasione, sono stati determinanti, perché erano i primi ed erano i più convinti a dire noi vogliamo cambiare. Fermo restando che, come ha detto Davide prima, non si tocca l'attuale presidente e fondatore della Lega, Umberto Bossi, perché se noi siamo tutti qua, obiettivamente non lo dobbiamo a me, se sono bravo, o all'amico che ci ha portato dentro, ma lo dobbiamo perché crediamo in quello che Umberto Bossi ha fatto da 30 anni a questa parte, ovvero darci una speranza, creare un popolo e dire questo Stato non ci va più bene, noi vogliamo di più, meritiamo di più. Quindi Umberto Bossi è sempre lì. Io a casa, in camera mia, oltre ad avere la cartina della provincia di Cuneo e la cartina del Piemonte, ho sempre la foto con Umberto Bossi, perché ci tengo veramente particolarmente per tutto quello che ci ha dato. E adesso, come c'è scritto nella locandina del congresso, una squadra che non sa rinnovarsi ha già perso, noi siamo riusciti all'interno della Lega, siamo stati legittimati dal segretario federale, siamo riusciti a rinnovarci. E quindi Umberto Bossi non si tocca, ma dall'altra parte avanti tutta con Roberto Maroni, condividiamo con lui, colui il quale ci ha legittimato come futura classe dirigente del movimento, come normale che sia per un discorso di età. Chiuso questo punto, ne apro un altro. Io, a me fa piacere aver ricevuto tanti complimenti, perché però le cose che ho fatto le ho fatte perché ci credevo, non perché volessi ricevere complimenti, volessi essere più bravo. Ma ricordiamoci una cosa, che se io, tra virgolette, sono riuscito a creare questo movimento, non è perché io sono il più bravo, ma perché voi
e tutti insieme mi ha dato una mano. Abbiamo visto un video prima con tutti i gazebi fatti la scorsa settimana e avete visto tutti che i gazebi sono fatti al movimento giovanile. Quindi non è Brignone che è più bravo o Flavio che ha organizzato il più bravo, ma è la squadra quella che conta. L'abbiamo sempre detto e ribadiamolo sempre. Non è il singolo, ma è la squadra quella che fa andare, quella che tira, che fa andare avanti il gruppo e che sostiene le persone. Quindi io e Flavio e tutti gli altri dirigenti del Movimento Giovani Padano in provincia di Cuneo non saremmo riusciti a crescere se non avessimo avuto una forza da sotto come quella che abbiamo qua in provincia di Cuneo. Con questo io veramente vi ringrazio e da un annetto a questa parte che ci vediamo un po' di meno, io ho avuto la fortuna che mi è caduto dal pero Flavio, che ho conosciuto Flavio, che ho iniziato a lavorare con lui e che è riuscito in questo anno e mezzo a sostituirmi mentre pian piano stavo girando il Piemonte. Io Flavio, voi lo conoscete tutti, lo conoscete bene perché non perde tempo, cioè quando si mette al telefono è martellante come me, però quando l'ho conosciuto nel 2008, perché l'ho conosciuto nel 2009 a Sevigliano, nel 2009 a Genova, l'avevo in realtà conosciuto nel 2008, c'è stato Bossimo da Savigliano, avevo preso, c'era anche Dario, lo ricordo, una marea di nominativi di giovani, lui mi aveva detto un anno dopo che c'era anche lui, però per sfortuna non ci eravamo incontrati. Quando l'avevo conosciuto nel 2009, perché ero venuto una sera così a Genova per una festa, mi ero visto un ragazzo con il banchetto della Lega a una festa col DJ, mi ha detto: ma tu chi sei? E mi fa: ma io partecipo nella Lega da tre anni. E in che sezione sei? Io la sezione di Fossano, la conosco. E io vado bravo. E pensare a un ragazzo che ha 15-16 anni, prendeva anche d'inverno la Vespa e andava da Genola a Bra in sezione, mi fa capire che personaggio abbiamo davanti. Faccio! Quanto Flavio ci mette l'impegno nella Lega, ce lo metteva prima e ce lo mette ancora più adesso. Se devo fare un appunto su di lui, e poi concludo perché poi mi mancano gli argomenti, è veramente, non è retorica, però ho avuto la fortuna di conoscere bene tutti quanti, però con Flavio si è creato un rapporto veramente forte che è durato nel tempo, nel senso che sta continuando a durare nel tempo, ma non di compiacimento uno con l'altro, perché quando ci sono le cose che non vanno o con cui si va in disaccordo, ce lo diciamo. Ed è forse il rapporto franco che abbiamo avuto che ci ha permesso di creare una squadra e di lavorare e di continuare nel progetto di costruire i giovani. Io penso che la soddisfazione più grande che posso avere io quando gli mando il messaggio e dico: ah, ricordati che per quella manifestazione devi fare qui quello. Già fatto. Prima gli mando un messaggio, gli ho detto di fare una cosa e mi ha scritto: già fatto. Gli ho scritto un'altra cosa e gli ho detto: già fatto. Io penso che se ragiona come me e lavoriamo così in simbiosi, allora non ho più niente da credere. Quindi veramente io ci sono perché sono della provincia di Cuneo, lo che di riguardo ce l'ho sempre per la provincia di Cuneo, ci mancherebbe. Però veramente adesso stiamo tutti vicini a Flavio perché ne ha bisogno, perché adesso che il ruolo sarà poi ufficiale ne ha veramente bisogno, perché fare il coordinatore provinciale non è semplice, ritwitto tutto quello che ha detto prima Vigna, stiamo lì vicino e ricordatevi che da qua alle prossime elezioni ci sono tutte le condizioni per crescere. Quindi io capisco che magari siamo un po' scoraggiati dalla situazione in generale, ma fidatevi che dall'altra parte c'è il deserto. Quindi abbiamo solamente da avanzare, io sono sicuro che quando ci ritroveremo dopo l'elezione a fare il giuramento provinciale MGP saremo il doppio di quelli che siamo oggi, torneremo a essere allo splendore di un tempo. Io quindi vi ringrazio e adesso passerei la parola a... Sì, già fatto.